dice, e sulla sua pelle nera scrive un nome di vernice. La gente mi sta. Vogliamo camminare con queste sorelle, con queste ragazze che sono state liberate dalla schiavitù. E anche Papa Francesco il 12 di agosto, quando è venuto a visitare a Roma la nostra casa, dove ha incontrato 20 ragazze, le ha ascoltate per più di un'ora e mezza, ha visto le loro sofferenze, le loro cicatrici, i loro bimbi, ci ha detto tre volte: continuate, continuate. Continuare, gente, tanti giovani, tante famiglie che sentono che la prostituzione non è il lavoro più antico del mondo, ma è la vergogna più antica del mondo. E allora noi vogliamo camminare per fare insieme a loro questa esperienza di liberazione. E abbiamo anche lanciato la campagna, vedete sulle magliette, questo è il mio corpo. È un'altra strada veramente possibile. In 30 anni più di 7.000 ragazze sono state liberate. Hanno ritrovato la dignità di essere donne, di essere mamme, di essere spose. Azione sono coloro che foraggiano il racket. Quindi noi vogliamo liberare anche i clienti, cioè vogliamo che ci sia un cammino di liberazione. There's no how I can escape from there. There's no drugs, no food, no WhatsApp. Vorrei ringraziare in particolar modo la nostra presidente della commissione, Serena Perini, della Commissione Pace e Pari Opportunità, con grande passione, grande sensibilità, già dall'anno scorso hanno iniziato a coinvolgere la nostra città in un'iniziativa importante come questa. E non sono elementi di degrado, ma sono storie, l'abbiamo sentito. Storie di sofferenza, storie di disperazione. Sono persone, uomini, sono donne, spesso minorenni, che ci chiedono aiuto e chiedono alle istituzioni di dare e di dargli un sostegno. Che vuole ridurre la domanda, business. E quindi voglio ringraziare davvero tutte le associazioni che hanno aderito con molto entusiasmo alla manifestazione. Voglio ringraziare AGE, voglio ringraziare il Movimento Popolari, le rendono libere e penso che davvero, cioè, credo che oggi sappiamo tutti che c'è questa realtà, questo fenomeno, non possiamo più rimanere in silenzio, non possiamo più essere indifferenti, non possiamo più essere conniventi, quindi davvero via ora questi 140 chilometri che ci dividono da Viareggio. Stanotte incontreremo un sacco di ragazze e speriamo che anche per loro arrivi una nuova vita e una nuova libertà. Rispetto a un fenomeno come quello della tratta, della prostituzione, che
praticamente tocca tutti e riguarda tutti i territori e riguarda tutti noi. Alla tratta degli esseri umani, perché sappiamo che il 95% delle ragazze che sono in strada sono schiave. C'è quello che dietro a questo fenomeno c'è la tratta.